Buonasera, torniamo ancora una volta ad occuparci di politica, una politica che in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni è caratterizzata da una evidente fibrillazione, una fibrillazione che snoda, se così possiamo dire, verso due direttrici. La prima con un occhio verso le prossime elezioni regionali in Sicilia, se ne parlerà ovviamente tra un anno, ma già sembra di avvertire il clima di una vera e propria campagna di vigilia preelettorale. La seconda direttrice con un occhio rivolto alle recenti vicissitudini mazzarese legate appunto all'ormai nota e famosa rimodulazione della giunta del sindaco Salvatore Quinci. Due vicende quindi che in parallelo stanno scuotendo la città di Mazara del Vallo. C'è un fermento che da un lato può essere positivo, ma dall'altro lato che pone tantissimi interrogativi. Di tutto questo ne parliamo stasera con il presidente dei futuristi, onorevole Nicola Cristaldi, già sindaco di Mazara del Vallo, e che in verità in molti auspicano fortemente possa tornare quanto prima e quando sarà possibile alla guida amministrativa della città di Mazara del Vallo. Buonasera, Buonasera a voi, presidente, ben grazie per arrivato. l'invito. Allora, partiamo da dove? Partiamo intanto dalla regione, da queste ultime novità, questo patto. Il patto tra i futuristi e il gruppo Via, in cosa consiste e verso quale direzione si dirige? I futuristi sono nati per trovare una sorta di contenitore, nobile contenitore, nel quale poter inserire tutti coloro che amano la politica ma che sono rimasti o sono delusi dell'evoluzione, se non della involuzione della politica in Sicilia, nel nostro paese, ma anche nelle piccole realtà. I futuristi sono un gruppo di analisti, di osservatori, che amano la politica e che vogliono fare politica, ma non hanno l'ossessione delle elezioni. Noi abbiamo creato una sorta di movimento politico-culturale, cioè a dire un luogo nel quale le intelligenze che vogliono misurarsi con i problemi che si presentano nella società, possono con questo contenitore, questi soggetti, esprimere le loro opinioni, cercare di esplicitare le loro ambizioni e partecipare, perché no, anche al momento democratico delle elezioni, ma le elezioni non sono un fatto prioritario per il movimento politico culturale futuristi. Naturalmente i futuristi stanno tentando di avere dei collegamenti in tutta la regione e quindi anche a Mazara del Vallo. Non c'è un patto via futuristi, c'è un luogo nel quale i futuristi e via si incontrano e insieme riconoscono che ci sono delle cose da risolvere, da affrontare diversamente. Alludo alla politica regionale innanzitutto. Noi siamo molto delusi dei risultati ottenuti dal presente governo, dal governo Musumeci. Non significa che siamo contrari, diciamo, ideologicamente o culturalmente o filosoficamente lontani dalla possibilità che le cose si possano migliorare, ma certo risultati non ne vediamo dal punto di vista concreto, se non quelli legati alla quotidianità. Da questo punto di vista mi permetto di dire poche sono state le differenze per quanto riguarda i risultati tra il governo regionale attuale e quello precedente presieduto da Crocetta. Noi ci saremmo aspettati dall'attuale governo regionale una marcia in più, una voglia di raggiungere traguardi più ambiziosi, ci saremmo aspettati una maggiore rivendicazione dei poteri autonomistici, ci saremmo aspettati l'intrapresa di azioni moderne, capaci di mettere la realtà siciliana in competizione con il Mediterraneo, con l'Europa, con il mondo. Ne abbiamo i titoli, ne abbiamo i poteri. Ci saremmo aspettati una politica che osservasse maggiormente alle università, per esempio, che guardasse alle università con un ruolo diverso. Le nostre università sono state università importanti nel mondo. Oggi le nostre università non primeggiano più, anzi vengono additate
come tra le meno efficienti d'Europa. Se penso all'industria, io credo che Musumeci ci avrebbe dovuto rompere con l'industria tradizionale, con questa logica della Fiat a Termini Imerese, dell'Anice a Gela, del polo industriale a Siracusa, del polo siderurgico a Milazzo, e avrebbe dovuto fare una industria diversa, avrebbe dovuto intraprendere un'azione capace di far nascere nei siciliani la voglia di fare impresa attraverso la materia prima che abbiamo noi. Noi non abbiamo l'acciaio, noi non abbiamo materie legate alla tecnologia, non dobbiamo produrre per forza televisori, noi dobbiamo fare un'industria con le nostre cose. Noi rimproveriamo a Musumeci di non aver capito che la nostra industria sta nell'ambiente, sta nella cultura, sta nella storia, nelle tradizioni, nei monumenti. Tutto questo non li abbiamo visto. E del resto a noi è sembrato, anche con l'ultima rimodulazione della giunta regionale, che non si è cercato di integrare la giunta per dare nuovo stimolo allo stesso governo, alla stessa politica regionale, ma soltanto il tentativo di accontentare chi si ribellava. Alla fine è stato tolto un assessore senza macchia né paura, ne è stato messo un altro che probabilmente sarà come quell'altro, se non addirittura inferiore, ma questo non è quello che serve alla Sicilia. I futuristi, di fronte a una situazione di questa natura, nobilmente e politicamente si ribellano e cercano di avere dei contatti in tutta la Sicilia. Noi abbiamo collegamenti naturalmente in ogni provincia con persone che hanno ricoperto incarichi importanti, che non hanno mai fatto politica e che però sono stanchi della situazione attuale e di vedere la Sicilia additata come l'ultima regione d'Europa, perché così non è. Perché la Sicilia è una bella regione, la Sicilia non è l'ultima regione d'Europa, ma la Sicilia è comunque una regione che potrebbe essere tra le prime regioni d'Europa, ma la politica regionale non risponde effettivamente a quelle che sono le ambizioni del popolo siciliano. Ecco, posso interpretare dicendo che in parallelo forse a quanto avviene in queste ore a livello nazionale, potrei arrivare a dire che la Sicilia, quindi, è arrivato il momento che si doti di persone competenti, di amministratori, insomma, che sappiano mettere mani a quelli che sono i veri problemi della città, cioè della regione. Musumeci ha sbagliato indirizzo, insomma. Sì, vedi Franco, c'è una... Non è che voglio fare un'accusa specifica a Tizio Accaio, né voglio entrare nella qualità degli attuali assessori del governo Musumeci, ma francamente questo è il migliore elemento che fornisce la Sicilia? Sono questi i migliori nomi della Sicilia? Ma non ci sono imprenditori, docenti universitari, persone della cultura, del mondo dell'informazione, che primeggiano a livello internazionale? Ma non ci sono altri punti di riferimento? Questo è il miglior tessuto che possiede la Sicilia? Io credo che la Sicilia dia molto di più rispetto a quello che c'è, ma non voglio offendere nessuno, parliamo di politica, per carità, ma non penso che siano queste le migliori realtà. Una volta assessore regionale diventava il migliore elemento che la politica forniva in un certo settore, diventava vicepresidente della regione chi conoscesse a menadito lo statuto regionale, i poteri del governo regionale. Oggi, con tutta franchezza, mi sembra l'espressione un po' mediocre di certa interpretazione della società. Ci sono altre cose, altre realtà, altri imprenditori che se ne vanno, altri imprenditori che potrebbero restare se la politica fosse più credibile. Ora, con tutta franchezza, voglio dire a Musumeci, ma insomma, con tante di persone che avresti potuto contattare, tu non hai scelto quelle che sono le migliori realtà della società siciliana, hai cercato di tenere integro il vaso, ma il vaso è già rotto, lo hai incollato, ma non è quello che serve alla Sicilia. Alla fine non è che è possibile andare dietro alle volontà ambiziose del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che si sente poco rappresentato nel governo e impone Tizio piuttosto che Caio, ma mica ha messo uno scienziato, dai, in tutta franchezza. Lo stesso vale anche per gli altri, quindi una espressione del governo regionale che non è l'espressione delle migliori qualità della Sicilia. Questa è una critica che, se non viene recepita nella giusta misura, vuol dire che probabilmente non si ha la statura di governare una realtà come questa. Noi abbiamo in Sicilia necessità di risvegliare il nostro orgoglio, le nostre conoscenze, di mettere in moto la voglia del mondo culturale, delle università, delle imprese, a tornare a fare politica. Ma se tu metti
un soggetto mediocre a dirigere un assessorato, come puoi pretendere di diventare interlocutore di chissà quali realtà internazionali che dovrebbero venire in Sicilia a investire o a creare imprese? Quindi in pratica, come dire, si può considerare un fallimento soprattutto la mancata attenzione verso tre comparti fondamentali: turismo, pesca, agricoltura. Sì, intanto c'è una mancata attenzione, nel senso che si è pensato, e il governo Musumeci questo ha pensato, di continuare ad amministrare come fosse un condominio quello che si è presentato, cosicché, siccome l'assessorato ha i suoi uffici, ha le sue competenze, ha le sue norme, ha i suoi codicilli, ha i suoi certificati da rilasciare, tu che presenti la domanda, quello che istruisce la domanda, quello che fa la relazione, quello che firma, chi ci mette mette alla fine quello che va a firmare, sì. Mentre quello che avrebbe dovuto servire è una sorta di cultura diversa, perché l'agricoltura così com'è non funziona più, non è più l'agricoltura di un tempo. Se non diventiamo industriali nel campo dell'agricoltura non avremo niente da fare, ma l'industria in agricoltura non è necessariamente legata alla nascita delle grandi imprese. Può essere una grande industria ben organizzata, anche fatta di piccole e micro imprese, anzi io penso che proprio le micro imprese, le piccole imprese sono quelle che dovrebbero essere aiutate di più. Ma non mi pare che ci sia un nesso logico di questo. Con tutta franchezza, Musumeci avrebbe dovuto scrivere un nuovo modello di sviluppo della società, dell'economia e della politica in Sicilia. Questa era l'ambizione dei siciliani che hanno votato per Musumeci. Musumeci questo documento non lo ha scritto. Come si può pretendere di raggiungere risultati se tu pensi di fare soltanto meglio quello che gli altri non hanno saputo fare? Ma non è questo quello che serve alla Sicilia. Bisogna ridisegnare la pesca. Ma signori miei, ma voi pensate che stiamo a un livello nel quale oggi e vediamo governare l'assessorato alla pesca soggetti che sono i massimi responsabili della demolizione dei natanti siciliani? Io voglio ricordare che sono stato un ferocissimo avversario di chi perorava la politica della demolizione dei, sì, natanti. Mazara del Vallo aveva oltre 200 motopesca d'altura, oggi ne ha 70, 80 forse, alcuni di questi anche iscritti nei compartimenti marittimi diversi da quello di Mazara del Vallo. Ma dove ha portato la logica della demolizione? Sono stato un forte assertore della politica del riposo biologico, ma dove sono stati coloro che invece non si sono preoccupati di questo problema e pensavano di avere quei 500.000 euro, 600.000 euro della demolizione per risolvere i loro problemi? Ma quando hanno demolito la barca gli armatori, quei 400-500.000 euro probabilmente li hanno dati alla banca per i debiti che avevano. Esatto. Che cosa è rimasta dell'imprenditoria? Non è che hanno pensato di creare le condizioni per la nascita di pescherecci più moderni, più piccoli se volete, ma che avessero anche delle capacità di sfruttamento intelligenti, con consumo di energia minore, con tutto quello che si vuole. Ma si pensi che noi oltre 50 anni fa siamo stati sulla Luna. L'uomo è stato sulla Luna oltre 50 anni fa e sono nate tecnologie incredibili. Ma è possibile che invece i nostri natanti camminano ancora col gasolio che ci mette lì dentro e lo spingi, per quanto moderni possono essere considerati questi pescherecci? Non si sarebbe dovuto avviare un processo di logica diversa dell'applicazione della tecnologia alla pesca? Ma chi lo deve fare? Questo governo? Chi lo devono fare? Questi soggetti che probabilmente non sanno nemmeno dell'esistenza di sistemi tecnologici applicati a mezzi navali che possono risolvere il problema dal punto di vista dell'inquinamento, essere meno costosi dal punto di vista della gestione ed essere più competitivi dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse ittiche. Ma chi lo deve fare? Con tutta franchezza, io conosco uomini e cose, conosco questi personaggi, conosco Musumeci con tutti i suoi compari, per carità, ho grande rispetto dal punto di vista umano, ma francamente qualche volta sorrido, qualche volta mi arrabbio, ma il più delle volte ormai comincio a sorridere, perché dico: ma di che parli, che tu non conosci l'argomento nei particolari, non ti avvali degli esperti reali, non sei capace di
organizzarti meglio nel dialogo col Consiglio Nazionale delle Ricerche, con le stesse università, con quel che accade nella pesca nel mondo. Ma è possibile che la Tunisia ci ha superato dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda la realizzazione di strumenti idonei alla pesca? Non è possibile, con il rispetto della Tunisia, un paese che io amo perché ci sono andato tante volte, ho tante amicizie lì, ma non possono essere considerati migliori delle nostre tradizioni, delle nostre capacità. Ecco, io spero che nasca una sorta di volontà nella politica siciliana per cominciare ad affrontare le cose in maniera diversa, perché se tu vuoi occuparti di pesca probabilmente devi chiamare lo scienziato che capisce di pesca. Se tu vuoi che ci sia una riduzione dello sfruttamento delle risorse ittiche, tu devi chiamare un esperto di quelle cose e poi metti insieme tutti i risultati derivanti dalle analisi di questi settori. Ma se tu invece pensi che si tratta di perorare la causa di Tizio o di Caio, di firmare un documento qua e firmare un documento là, ma insomma questi natanti, 60, 70, 80 siciliani, io prevedo che nell'arco di 2-3 anni non ci saranno più o saranno dimezzati. Questa è veramente una situazione triste che avrebbe dovuto affrontare la politica regionale, il governo regionale, perché hanno gli strumenti per affrontarlo, perché hanno le risorse finanziarie per affrontarlo, perché l'Unione Europea si lamenta in quanto la Sicilia non spende i soldi. Ma se tu non spendi i soldi non può essere soltanto la cattiveria di Tizio Caio o l'incapacità di Tizio Caio, è un problema di cultura generale. Tu non hai una organizzazione, tu non hai una struttura capace di applicare le opportunità che ti dà l'Unione Europea al territorio. Ecco, dalla pesca al mare, quale dovrebbe essere, come dire, la visione che dovrebbe avere un governo regionale verso il Mediterraneo? La Sicilia, dicevo, ha necessità di un modello di sviluppo. Esatto. Deve chiudere assolutamente con questa logica nordista. Non deve tentare di fare in Sicilia ciò che magari ha funzionato nel nord Europa o nel nord, esatto, Italia, perché questo è un modello che non possiamo rincorrere, perché non ne abbiamo le risorse che possono consentirci una cosa del genere, non abbiamo la materia prima che può portarci a una industria di questo tipo. Noi dobbiamo pensare a un nostro modello. Un nostro modello significa che il turismo non è soltanto legato al flusso delle persone che vengono a Mazara del Vallo, guardano che c'è una bella spiaggia in città, che c'è la casba, che c'è il satiro. No, non può essere più questo, deve essere una industria. Deve essere fatto in Sicilia un modello industriale sullo sfruttamento delle nostre risorse. Un modello industriale significa non fare delle grandi imprese che comandano su tutto il resto del territorio di non diretta competenza della stessa impresa. Fare industria in tal senso significa creare una condizione perché l'agenzia di viaggi ha tutto l'interesse di mettersi in contatto con l'albergo che funziona. Sì, chiaro. L'albergo ha tutto l'interesse di essere in contatto con un'agenzia che funzioni. La cosa più straordinaria che porto per esempio a Mazara del Vallo è il fatto che a Mazara del Vallo siano nati quasi 400 bed and breakfast. Ma questa è un'economia straordinaria, ma non è che c'è stata la grande impresa alberghiera che è venuto qui e ha costruito 400 bed and breakfast. No, c'è stato il piccolo imprenditore che aveva qualche euro da investire e ha detto, ma insomma, questa casetta la trasformo in B&B. C'è quell'altro che ha detto, aspetta un attimo, ma qui vicino c'è il movimento, c'è la scuola, arriva il turismo, apro una paninoteca. E allora l'insieme di questi piccoli elementi ti fa nascere una grande impresa. Allora, ma per far questo ci vuole un modello di sviluppo, ci vuole la capacità di intervenire sulle banche, non ne possiamo più, le banche stanno opprimendo il tessuto imprenditoriale siciliano. Quello, diciamo, che vorrebbe nascere e che non può nascere. Non è possibile che le banche diano i soldi soltanto a chi ce l'ha, ma le banche le dovrebbero dare i soldi a chi non ce l'ha, dovrebbero chiedere perché vuoi questi soldi, esatto, che cosa ne vuoi fare. Se la tua idea ti piace, tu banca la finanzi, ma anche tu banca sei un'impresa, anche tu devi rischiare, non puoi permetterti di dare i soldi soltanto a chi sei certo te li restituirà. Questa non è impresa, questo è un ufficio,
questo è un ufficio a volte utile, a volte persino dannoso. E allora questa è la verità delle cose. Affrontare quindi in Sicilia il rapporto col mondo scientifico, affrontare in Sicilia il rapporto col mondo ambientale, affrontare in Sicilia il rapporto col mondo della scuola in genere, affrontare in Sicilia il rapporto con le banche, affrontare in Sicilia il problema delle strutture e infrastrutture. È inutile rincorrere questa storia, diciamo ormai secolare, del ponte sullo stretto di Messina. Noi non abbiamo bisogno di queste grandi strutture. Se qualcuno lo vuole fare, che lo faccia pure, ma nessuno pensi che facendo il ponte sullo stretto di Messina cambierà la Sicilia. La Sicilia cambierà soltanto quando gli aeroporti che ci sono funzioneranno, quando la persona che si trova ad occupare una funzione dentro l'aeroporto o dentro una qualunque struttura è una persona educata e rispettosa del cittadino, quando le strade che ci sono vengono riparate, quando le spiagge, i lidi diventano strutture efficienti anche in mano ai privati. Per far tutto questo ci vuole l'incoraggiamento, ma ci vuole anche il controllo. Il controllo, io ti incoraggio e ti controllo, ti incoraggio se tu vuoi fare una cosa, io ti controllo perché tu quella cosa la devi fare per bene. Ma questo non c'è bisogno di grandi scienziati. Io amo ripetere le cose che ho imparato da soggetti che si sono mossi a livello internazionale, che sono molto affermati anche dal punto di vista del giornalismo o della cultura in genere. Quando chiesi a Edward Luttwak che cosa serve in Sicilia, lui mica mi ha detto di fare la grande industria, di portare la Fiat o la General Motors in Sicilia, mi ha detto non dovete fare nulla, dovete pulire la Sicilia, dovete costruire qualche albergo dove è possibile, dovete fare 4-5 grandi eventi di livello mondiale e dovete imparare ad essere rispettosi nei confronti di coloro che vengono in Sicilia. Ma questo è un modello che naturalmente impone anche una logica diversa. I nostri ospedali, per carità, gente che lavora, bravi medici, beh, insomma, ma paragonateli con le piccole realtà del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, vi accorgete che c'è qualcosa che non va, e non è pensabile che questo modello politico siciliano di fatto impedisca a chi fa una critica anche minima sul funzionamento degli ospedali di ottenere qualche risultato. Appena tu vai in un ospedale in Sicilia e fai notare che c'è un disservizio, tu sei nemico di quell'ospedale, tu non apprezzi il lavoro dei medici, tu sei un mascalzone perché volevi chissà quale privilegio. Ma questa cultura va eliminata, ma questa cultura non può essere soltanto un fatto, diciamo, ancestrale del siciliano. Ci vuole anche un docente da questo punto di vista, ci vuole un sociologo da questo punto di vista, ci vuole uno psicologo che può essere svolto tutto questo dalla politica. Ma se la politica invece pensa ad altro, noi abbiamo il ben diritto come futuristi di pensare che bisogna cambiare le cose. Ecco, una visione nuova, un progetto quindi rivoluzionario, in certo qual modo, tra virgolette, che serve soprattutto a ridare fiducia e a riportare qua in Sicilia di tantissime intelligenze, tanti giovani che sono scappati dalla Sicilia. Sì, bisogna dire una cosa, i giovani che se ne vanno dalla Sicilia sono legati a due questioni. La prima, che qui non c'è una cultura imprenditoriale, sì, e non c'è un mondo imprenditoriale con il quale confrontarti. Esatto. C'è che le nostre università non possono prendere ricercatori perché poi non hanno le risorse per poter pagare questi stessi ricercatori. Ma non c'è la domanda della ricerca in Sicilia dal punto di vista del mondo delle imprese. Negli Stati Uniti, se a una impresa viene in mente di mettere sul mercato un certo prodotto, prima fa fare una indagine, ma questa indagine l'affida all'università, a un ente di ricerca, e l'ente di ricerca gli dice questo modello di oggetto che tu vuoi produrre non ottiene il gradimento del popolo, della gente, dell'acquirente, conviene che tu lo modifichi in questo modo, conviene che tu ottieni una forma diversa, un significato diverso, e c'è quindi questa sinergia fra la ricerca e il mondo imprenditoriale. Da noi questo non c'è, ma la politica non ha fatto nulla perché questo esistesse. Tu devi dare all'impresa un incoraggiamento in modo tale che l'impresa si possa
rivolgere all'università per quella ricerca, e l'università, se ottiene i fondi per quella ricerca, sta in piedi. Non è pensabile che in Sicilia il 95% del bilancio delle università sia ancora a carico dello Stato. Negli Stati Uniti non è così. Negli Stati Uniti il 95% del bilancio dell'università è pagato dal privato, sì, non è pagato dal pubblico. Allora, naturalmente, tutto questo porta a questi risultati. La seconda questione per la quale i giovani vanno via è perché i giovani, non avendo un punto di interlocuzione, hanno la voglia di arrivare subito a dei risultati. Io penso che questo ragazzo che ha 25 anni ha già 4 lauree che ha ottenuto in 6 mesi, ha superato col massimo dei voti 170 esami, non è siciliano, è veneto, ma questo se ne andrà. Ma se ne andrà dall'Italia, figurati se fosse siciliano, se ne sarebbe andato anche dall'Europa. Se ne andrà dall'Italia perché c'è anche una cultura che rende prigionieri anche le realtà regionali, che prigioniere le realtà regionali, perché le realtà regionali non hanno questa cultura. Che cosa bisogna fare? Creare questo modello nel quale, se tu ti sei laureato in ingegneria nucleare, non c'è bisogno che stai in Sicilia, te le puoi andare. Ma tutti quelli che si sono laureati in scienza della comunicazione, in economia turistica, in materie che in qualche maniera sono legate alla navigazione, per esempio nel Mediterraneo, alla conoscenza delle materie giuridiche dei paesi riveraschi, per tutto questo c'è uno spazio e tutto questo non può essere messo in moto spontaneamente dal giovane. Ci vuole qualcuno che renda appetibile questo territorio e spinga quel giovane a restare qui. Può sembrare una delle tante cose che si dicono, sa? Beh, questo l'hanno detto sempre tutti, che cosa dice di originale Nicola Cristaldi. Ma anche quando io dicevo che bisognava affrontare il problema della Casba a Mazara del Vallo, del centro storico adesso, a Mazara del Vallo, non sto parlando di un fatto locale, tutti dicevano che non si poteva fare perché altri lo avevano detto, e certo, io ho detto quello che avevano detto gli altri, soltanto che gli altri non l'avevano fatto e io l'ho fatto. Questo vale anche per la politica, sì, regionale, questo vale per le università. Ora, io mi chiedo e chiedo al governo regionale, ma che tipo di rapporto hai avuto con le università? Quando, per esempio, ci si laurea in giurisprudenza in Sicilia, ci si laurea con le stesse materie di 50 anni fa. Ma io credo che siano cambiate tante cose nel mondo, che sono nate tante leggi che 50 anni fa non c'erano e non erano legate all'innovazione che si è presentata davanti a noi. Ma è possibile che noi, per trovare un avvocato che conosca il diritto arabo, il diritto tunisino, marocchino, noi dobbiamo andare a Parigi? Forse sulla Luna. Dobbiamo andare a Parigi perché qui da noi un qualunque avvocato, anche preparato, anche con i suoi 110 e lode, non conosce nulla della realtà mediterranea. Che cosa ci sarebbe di male se un governo regionale chiamasse i rettori delle università siciliane, soprattutto Palermo e Catania, e dicesse: ma voi date una sorta di impulso nuovo? Quello che è stato tentato con l'Università di Trapani non poteva non fallire, perché al di là della denominazione dell'Università Mediterranea non era altro che la sede staccata dell'Università di Palermo. Sì. E allora questo è un altro elemento che va affrontato e che servirebbe alla Sicilia, e i giovani sarebbero entusiasti di entrare in questo binario. Ma per far questo ci vuole coraggio, ci vuole risorsa mentale più che economica, e ci vuole osservare meglio quel che succede. Non è pensabile che questo decadimento e questa decadenza, soprattutto della struttura sociale siciliana, non debba essere affrontato radicalmente. Se penso ai sistemi di comunicazione, se penso ai nostri porti, se penso ai lavori per ripristinare luoghi che sono diventati malsani, se penso alla raccolta dei rifiuti, abbiamo un sistema antiquato, pochi risultati positivi. Siamo una Sicilia dove non possiamo costruire nessun grande impianto per la trasformazione dei rifiuti, perché ci sono interessi non soltanto della situazione ambientalista, anzi
Penso che non sia questo il vero elemento che ha bloccato il tutto. Penso che sia una cosa diversa. Penso che si vogliono realizzare strutture in alcuni posti piuttosto che in altro, sì. E non si riesce nemmeno a fare le strutture dove dicono loro. Penso che ci siano interessi perversi a livello territoriale, perché un sistema di trasformazione dei rifiuti capace di dare energia sconquasserebbe tutto il sistema attuale, con le decine di cosiddette imprese che si muovono sul territorio, gli interessi che ogni tanto emergono anche dal punto di vista giudiziario. Ecco, questo è mancato al governo regionale, questo è mancato sul piano della visione e forse anche sul piano del coraggio. Proviamo un pochino a scendere dalle nostre parti, arriviamo un pochino a Mazara del Vallo. Queste fibrillazioni che si stanno registrando in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, peraltro si attraccia di, come dire, si attraccia di movimenti tra forze politiche, liste, un preludio a quella che veniva poco fa una vigilia preelettorale per le regionali in Sicilia. E poi le vicissitudini che riguardano appunto la rimodulazione della giunta dell'attuale sindaco Salvatore Quinci. Hai seguito queste vicende, te ne sei fatto un'opinione, quale può essere il tuo commento? Ho seguito le vicende perché in un certo senso sono cose che accadono nel nostro territorio, non sono entrato nei particolari, che dico con franchezza, non fanno parte della mia cultura di affrontare le cose della politica, mi sembrano fatti localistici, qualche volta hanno persino risvolti infantili, e quindi insomma me ne occupo soltanto e me ne sono occupato soltanto per una conoscenza, per sapere quello che succede. Emerge però una cosa evidentemente, che tutte le speranze che erano state affidate all'attuale amministrazione hanno provocato la delusione della popolazione. Io non so se la vostra emittente lo vuole fare, ma secondo me dovreste lanciare una qualche campagna nella quale dite: siete soddisfatti dell'attuale amministrazione? Apriremo un blog. Ritenete che l'attuale amministrazione sia coerente con gli impegni che ha assunto in campagna elettorale? Trovate che sia corretto che tu ti presenti come una lista civica e poi diventi una sorta di elemento che cerca la calamita della politica perché vuoi entrare in un sistema che tu hai condannato inizialmente? Sì. Tu ti sei presentato in maniera alternativa a quello che invece hai messo adesso in moto, perché vedete anche qui si è verificato che tu litighi con Macaddino e quindi gli togli l'assessore e ce ne metti un altro. Dicono che l'assessore di Macaddini era un buon assessore, io non lo conosco, non do valutazioni, ma sento dire che era un buon assessore. Ma se era un buon assessore l'hai tolto, chi ci hai messo? Uno scienziato? No, ci hai messo un altro soggetto che rispecchia quella che è la situazione regionale con le dovute proporzioni. Allora, questa è la negazione di quello che serve realmente alla nostra città. Io trovo veramente mediocre, modesto, il tentativo di cancellare tutto quello che è stato fatto in 10 anni per mettere in moto qualche cosa capace di far emergere soggetti che hanno vissuto nella politica in modo oscuro. Io lo dico con franchezza, molti soggetti della politica di oggi io non li conoscevo nemmeno fisicamente, eppure sono uno che osserva quel che succede, e credo che la maggioranza dei mazzaresi non li conoscesse, e forse per questa ragione hanno vinto, perché secondo me il presentare un soggetto non conosciuto tu lo puoi presentare come uno scienziato, come una persona per bene, come un galantuomo, come un grande scrittore, come un grande filosofo, non hai strumenti per confutare quelle tesi e ci credi. Poi quando li metti alla prova, li metti dietro una scrivania, ti accorgi che invece sono esattamente il contrario di quello che era stato detto. Io sono molto critico nei confronti di chi pensa di amministrare distruggendo le cose degli altri. Lo trovo banale, nelle piccole e nelle grandi cose. Sì. E trovo persino infantile continuare a insistere
pensando che la gente sia stupida e che si innamori delle cose che dicono, perché in questa maniera la gente non si ricorda di nulla del passato. Diciamo che le fognature le abbiamo fatte noi, che questo finanziamento abbiamo fatto noi, perché ci sono anni di lavoro della vecchia amministrazione che ha assicurato 23-24 milioni di euro di finanziamento per fare le fognature. È inutile che tu parli, discuti, dici che stai facendo opere, quando le opere che hai fatto, quelle poche che hai fatto, sono quelle della vecchia amministrazione. Tu ti devi interrogare, cittadino di Mazara del Vallo, quando un'amministrazione dopo 2 anni ancora non può presentare nulla, anche delle cose banali, veramente concreto, che è stato realizzato nel nostro territorio. E il fatto che ci siano assessori che dicono, ma date il tempo di sviluppare le nostre idee, noi dobbiamo essere esaminati fra 5 anni, tragedia, tragedia. Perché se in questi 2 anni abbiamo assistito a questo spettacolo, vedete cosa succederà in 5 anni. Perché tu non è che hai un progetto che stai sviluppando, non è che hai un canale di finanziamenti che stai ottenendo, tu scrivi le cose che aveva scritto la mia amministrazione, poi scrivi una cosa e dici, per quanto riguarda il finanziamento ci rivolgeremo all'assessorato al territorio e ambiente, per quell'altro ci rivolgeremo all'assessorato agricoltura. Il dire ci rivolgeremo non significa che tu hai i finanziamenti, tu scrivi delle cose, ma se non sono collegate a un reale sviluppo di un progetto strategico, quelle somme non arriveranno mai. Ciò che mi preoccupa non è soltanto l'elemento dell'eliminare le cose fatte dalla mia amministrazione, quel che mi preoccupa è la cultura di questa amministrazione. Quel che mi preoccupa è il sentir dire dal primo cittadino che il teatro all'aperto, in fin dei conti, non è niente, perché si deve fare questo teatro all'aperto. Non è una priorità. Non è una priorità, ma se avesse i soldi dal teatro all'aperto, lui comprerebbe degli autobus per la scuola, per carità. Ma per comprare gli autobus della scuola ci sono tanti canali, non c'è bisogno di chiudere questa meravigliosa idea di dotare la nostra città di un grande teatro all'aperto. Mi preoccupa quando dici che l'acquario non si deve fare perché si devono fare i gabinetti pubblici. Non ci ha fatto nemmeno i gabinetti pubblici perché non ha fatto niente. Ma mi preoccupa la cultura, il pensare che le ceramiche non sono un fatto importante per la città, che la casba non è soltanto un fatto importante per la nostra città. Non posso accettare che culturalmente questa amministrazione si ponga come tante altre amministrazioni del passato, non con l'ambizione di concretizzare ancor più il modello di sviluppo che abbiamo disegnato noi. Noi abbiamo avuto il coraggio di dire l'agricoltura e la pesca da sole ormai non ce la fanno ad assicurare un futuro alla nostra città. Ci vuole un altro polmone economico. Noi abbiamo avuto la forza, il coraggio di intraprendere questa sfida del turismo. E certo mi rendevo conto che bisognava far funzionare il depuratore, lo abbiamo fatto. Mi rendevo conto che bisognava fare la spiaggia in città, e l'abbiamo fatto. Mi rendevo conto che bisognava risvegliare la casba, riportarla alla vita, e l'abbiamo fatto. Mi rendevo conto che bisognava sistemare tutti i vecchi abbandonati manufatti della nostra città, e l'abbiamo fatto. Il Collegio dei Gesuiti, il Teatro Garibaldi, il Circus Center, il San Carlo, il Filippo Corridoni, la Galleria Santo Vassallo, potrei citare centinaia, non decine, di situazioni che abbiamo concretizzato e che non sono sfruttate dall'attuale amministrazione. Ma mi pare normale che tu, anche per il lockdown, devi chiudere il parco giochi dei bambini. Ma una cosa è inibire il parco giochi perché i bambini non possono andarci, altra cosa è farlo diventare un mondezzaro che si sta rovinando perché non c'è nessuno che va lì a controllare se la cappotta funziona, se c'è una vite da inserire, se c'è un bullone da stringere. Ma questa è una logica che vale per tutto. Tutti gli edifici e i manufatti che abbiamo consegnato perfettamente efficienti sono in rovino o abbandonati. Se voi andate al Filippo Corridoni, c'è l'erba alta 50 centimetri. Se voi andate al Civic Center, stamattina ho visto degli operai,
Sì. Perché vuol dire che le nostre pressioni in qualche maniera ogni tanto svegliano qualcuno, che forse toglieranno l'erba, ma è la cultura che mi preoccupa, è questa logica che mi preoccupa, è questo non aver compreso che la Sicilia ha bisogno di alcune direttrici e Mazara del Vallo può essere capitale in queste direttrici se continua sul progetto di sviluppo che abbiamo fatto noi. Dopodiché, con franchezza voglio dire anche pubblicamente, io non capisco questo astio nei confronti della mia amministrazione e anche nei miei confronti dal punto di vista personale, non lo capisco. Cioè, io non ho mai conosciuto questi soggetti, non ho mai avuto elementi di frizione con questi soggetti, non ho mai criticato questi soggetti nella loro vita o nelle cose che facevano. Questo astio, questa cattiveria nei confronti della mia amministrazione, che ha lasciato ricca, questa amministrazione ha ereditato una miriade di progetti, alcuni dei quali si stanno concretizzando adesso. Ma io voglio fare l'esempio, una fabbrichetta di ceramiche, come tutti sanno, in via dei Giardini Fioriti. Un anno e mezzo fa sono finiti i lavori. Non capisco com'è che ancora non si siano rubati i fili e i pali, perché dopo un anno e mezzo ancora non accendono. Hanno collaudato l'opera, hanno portato un generatore, una meraviglia, ma non accendono. Ed è inutile dire che non accendono perché l'Enel non vuole accenderle, perché c'è un contenzioso che dura da decenni e che nemmeno Cristaldi ha potuto risolvere. Vero è, c'era un contenzioso, forse l'hanno eliminato, c'è ancora questo contenzioso, ma tu non puoi consentire che l'Enel, che è l'unica titolare che può fornire energia in Italia, non ti metti il contatore perché avete un contenzioso. Chiama il prefetto, chiama i carabinieri e vediamo se una struttura di questa natura si deve perdere perché l'Enel non monta, perché l'Enel ha il diritto di non montare, lo ha l'obbligatorietà di montare, poi se ha diritto ad avere risorse, saranno i giudici a stabilire quanto deve avere, come le deve avere, ma non puoi cadere nel ricatto di questo ente che dice non ti do il contatore se tu non chiudi il contenzioso. Ci vuole un po' più di personalità, mi permetto di dire un po' più di autorevolezza, perché anche in passato l'Enel l'ha giocato con noi su questo tema e ho minacciato di farli arrestare se ci riuscivo, perché li avrei denunciati e avrei preteso il pagamento di danni che naturalmente sono proporzionati a quelli che realmente comporta una decisione di questo livello. Altre due cose velocissime che ci abbiamo verso la chiusura. Teatro all'aperto, probabilmente, dice il sindaco, non è una priorità, li utilizzerei per comprare degli autobus, come hai ricordato anche tu. Un credito di 3 milioni, un mutuo di 3 milioni e 200 mila euro per una piscina, che ne pensi? Una follia perché è una follia intanto perché è piscina, sì. Non perché non serva una piscina. Vedete, fra le tante cose che avevamo immaginato noi, c'era anche un accordo, una convenzione con una società privata, con una cooperativa, che aveva intenzione di rilevare una struttura mai ultimata che ha una piscina nella nostra città. Avevamo fatto un accordo, il comune di Mazara del Vallo era pronto a pagare 80.000 euro l'anno a questa società privata per garantire alle associazioni sportive locali e al mondo della scuola di poter frequentare questa piscina gratuitamente. Il comune avrebbe pagato soltanto 80.000 euro l'anno, non avrebbe avuto problemi di manutenzione della stessa piscina, non avrebbe avuto problemi di pagare il personale per la gestione, sì, esatto, della stessa piscina, non avrebbe avuto problemi per pagare nemmeno la polizza assicurativa perché era a carico della società. Tutto questo si è bloccato perché si deve fare la piscina. Ma le esperienze delle piscine fatte in Sicilia occidentale, tutte negative, sono state tutte fallimentari, non negative, fallimentari, sono state tutte legate alla impossibilità dal punto di vista finanziario di tenere in piedi una struttura del genere. Ma con 80.000 euro l'anno avresti avuto a disposizione questa struttura, tu invece con 80.000 euro pagherai se non lo stipendio di due addetti, ma per quella gestione ci vorranno
centinaia di migliaia di euro in 3-4 anni, e ci vogliono decine e decine di migliaia di euro all'anno per la gestione, perché c'è la lampadina che non funziona, perché il sistema di depurazione non funziona, perché devi manutenzionare l'apparecchio per il cloro dell'acqua, ci sono tante cose. Soltanto chi non ha idea di cosa sia la gestione di un impianto del genere può amare questa storia edonistica del dire dotiamo la piscina, ma vai a togliere i rifiuti da quella zona dove vuoi fare la piscina, ma vai a rimettere in piedi i tanti manufatti che non siamo riusciti a risolvere noi perché il tempo non l'abbiamo avuto, ma ce ne sono ancora, ma con tante di cose che tu puoi utilizzare, che possiedi, basta pulirli, basta sistemarli, basta mettere qualche struttura di consolidamento per avere degli impianti speciali, ti metti in moto con una piscina di 3.200.000 euro. Io voglio campare fino a quando funzionerà bene questa piscina. E io non voglio farti arrabbiare ancora di più, visto che hai citato la questione dei rifiuti. Chiudiamo con delle voci, non c'è nessuna certezza, si tratta solo di voci. Si vocifera in giro che prossimamente la Tari potrebbe aumentare del 50%. Guardi, queste non sono voci, sono fatti concreti. Quando l'attuale amministrazione, il primo cittadino, l'assessore o qualcuno che ripete come un pappagallo ciò che gli hanno scritto o gli hanno detto, quando parlano di riduzione dicono bugie. Innanzitutto non è affatto vero che sia ridotto il costo di gestione del sistema della raccolta di rifiuti, sì. Anzi è aumentato di 400.000 euro l'anno. Noi ancora non lo vediamo sulla bolletta perché a seguito dei provvedimenti lockdown, coronavirus, Covid-19, tutto questo per quest'anno è stato possibile farlo slittare agli anni successivi, ma è evidente che negli anni successivi ci troveremo questi 400.000 euro applicati più gli altri aumenti che verranno con gli anni successivi. Tutto questo a fronte di servizi che sono diventati scadenti, addirittura non più nemmeno mediocri, scadenti. Noi avevamo un sistema di raccolta di rifiuti che brillava ed era un esempio anche di livello nazionale. Ho già detto varie volte di essere stato nel nord Italia a presentare il nostro sistema dei rifiuti, abbiamo ricevuto complimenti da coloro che mi hanno invitato a questi dibattiti, abbiamo ricevuto decine e decine di complimenti dai turisti che venendo dalle nostre parti si accorgevano che noi avevamo 12-13 le turbine di quartiere e non soltanto 2-3 quanto oggi, che noi avevamo il sistema di raccolta delle campagne, che non c'erano rifiuti nelle campagne e quando c'erano bastava telefonare alla squadra preposta per intervenire immediatamente. Tutti questi servizi sono stati ridotti, dovevano fare la rivoluzione, dovevano spendere di meno e migliorare i servizi, stanno spendendo di più e hanno peggiorato i servizi, non solo li hanno peggiorati ma hanno creato anche un clima di confusione. La gente non sa più quando si deve buttare la plastica, quando si deve buttare l'organico, perché cambiano idee ogni momento, ma i risultati sono quelli che sono. Io credo addirittura che ci siano elementi che devono farci riflettere, perché io metto in parallelo la cattiva gestione della raccolta dei rifiuti di questi mesi, da quando c'è questa nuova giunta, con un tipo di comportamento anche nei confronti del personale, questa tendenza a mostrarsi autorevoli, ad avere grande autorità, poi a che cosa porta? A processi, sarà condannato il Comune di Balzare del Vallo insieme alla SRR per tutte queste decisioni, ulteriori spese che pagheranno, ma questa è storia che vedremo avanti. Ma c'è una cultura, una logica che non può portare a un sistema di rifiuti che funziona. Pensate che noi avevamo comprato un elemento, un mezzo, che è costato 170.000 euro, un mezzo straordinario, perché era capace questo mezzo di dividere i rifiuti e potevamo con il nostro sistema di raccolta dei rifiuti abbandonati recuperare per esempio un altro 30% di rifiuto organico che avrebbe potuto essere utilizzato come rifiuto organico e quindi non sarebbe andato in discarica dell'indifferenziata. Abbiamo provato questo mezzo, ha funzionato benissimo, poteva persino migliorare il servizio e quindi ho dato disposizioni perché si redigesse un progetto per far nascere una mini struttura consentita dalla legge per fare questo impianto che avrebbe ulteriormente incrementato la nostra capacità nella raccolta differenziata. Beh, questo mezzo non c'è più.
non si sa dov'è. Dicono che lo hanno dato in affitto, paradossalmente, a una società che è risultata essere la società che ce l'ha venduto. Cioè noi abbiamo comprato da questa società questo mezzo. Dopo lo diamo a loro in affitto. Questi dovrebbero pagare l'affitto, non risulta che hanno mai pagato l'affitto. Adesso questa società non funziona, avranno problemi giudiziari, non so, avranno altri motivi. Questa società non funziona, non sappiamo nulla di questo impianto. E non succede nulla in questa città. E nessuno si scandalizza per una cosa del genere. Ma come? Avevamo fatto una cosa così importante e tu la distruggi non sapendo nemmeno perché la distruggi. Se poi addirittura si pensa che questi costi sono aumentati piuttosto che diminuiti, ti interroghi sulla loro capacità di comprendere qual è lo strumento che hanno in mano. Bene, abbiamo viaggiato velocemente, però abbiamo trattato tanti punti essenziali di quella che è, come dire, la quotidianità della vita politica mazzarese. Un ultimo appello, se vuoi, Presidente Cristaldi, riesci alla telecamera, 30 secondi, tutto per te. Io vorrei che la gente comprendesse perché ancora faccio politica. Vorrei che come me ci fossero altre decine e decine di persone che osservassero quello che sta accadendo in questa città, che non si lasciassero vincere dall'invidia, dall'ipocrisia, dalla demagogia, o che non decidessero di essere avversari delle cose che dico io solo perché io posso apparire antipatico a chi mi osserva, a chi mi ascolta. Ecco, questa città ha bisogno di ripristinare i principi della politica, ha bisogno di tornare alla maturità del dialogo, ha bisogno di pretendere che non si rinneghi sempre tutto quello che è stato fatto prima. E affrontando la realtà di oggi ci impone questo modo di affrontare le cose, di recuperare le cose del passato e di immaginare le cose del futuro. Io credo che sia obbligatorio che noi ci si metta in moto per poter in qualche maniera lanciare questa città in futuro, tornando alla politica per assicurare nei prossimi anni che questa città torni a una logica seria di amministrazione della città. Lo so che è un messaggio duro, ma quando si raggiunge la mia età e si vede che tutte le cose che abbiamo costruito vanno distrutte solo per il gusto di essere distrutte, non posso che essere arrabbiato e non posso che ribellarmi a tutto questo, non posso che rivolgermi alla gente per ottenere una reazione, se non pari a quella mia, almeno simile. Grazie. Ed è tutto, grazie Presidente Nicola Cristaldi, grazie a voi per averci seguito, buonasera, alla prossima.